Siamo qui a Cortona per il convegno Science and Spirituality. Abbiamo l'onore e il piacere di poter parlare con Fridtjof Capra del Centro di Educazione Ecologica di Berkeley. Bene, Bene. La prima domanda che le voglio porre è sul tema ambientale. C'è una famosa affermazione che ha fatto una volta il fisico delle atmosfere James Lovelock, secondo il quale il pianeta Terra è come un vecchio paziente di 80 anni con la febbre. E la sua malattia è probabilmente la stessa razza umana. Questa immagine, questa affermazione è molto forte. Il cambiamento climatico è probabilmente il tema più importante, ma anche il controllo della popolazione sono parte di questa malattia. La mia domanda è: qual è il futuro dell'umanità, a suo parere, nel prossimo secolo? I completely agree with Lovelock that the Sono situation is pienamente extremely d'accordo con Lovelock critical. sul We fatto have che la had situazione an sia enormous critica. impact on the Abbiamo avuto un impatto enorme sull'ecosistema terrestre, non solo in termini di riscaldamento globale o mutamenti climatici, ma anche in termini di inquinamento, estinzione di specie e tutti questi problemi ambientali che conosciamo. E dunque abbiamo davvero bisogno di cambiare il nostro stile di vita e non riusciamo a farlo. La questione importante da comprendere è che oggi possediamo tutta la conoscenza, tutte le tecnologie e tutti i mezzi per passare a un nuovo stile di vita, uno stile di vita di sostenibilità, in cui non interferiamo con la capacità insita della natura di sostenere la vita. Abbiamo tutto ciò che occorre. Ciò che ci manca è la volontà politica di farlo. Capisco. Quando lei parla di ecologia, generalmente porta l'attenzione su alcuni punti molto importanti, degli autentici principi da seguire per costruire un nuovo senso della comunità. Tra questi l'interdipendenza, la collaborazione, la flessibilità, la diversità. Può commentarli? Sì, ho cercato di tradurre la scienza ecologica in alcuni semplici principi che possono essere insegnati nelle scuole e nelle università. Il Centro di Ecoletteratura è un'organizzazione che si occupa di questo. Formiamo persone per insegnare ecologia nelle scuole e nei centri educativi. E dunque in questo centro abbiamo individuato questi principi dell'ecologia. È tuttavia importante comprendere che questi principi sono tutti essenzialmente connessi tra loro e che sono soltanto modi diversi di descrivere un particolare modello di organizzazione che l'ecosistema ha sviluppato per sostenere la vita. In poche parole, la natura sostiene la vita creando ed alimentando comunità. Questa è la lezione che dobbiamo imparare dalla natura. Nessun organismo può sopravvivere da solo. Tutti gli organismi viventi sono legati in comunità e anche noi, come esseri umani, abbiamo bisogno di sostenere le nostre comunità locali. E questa è certamente interdipendenza nel senso più ampio e pieno. Ci può chiarire cosa intende per flessibilità in termini ecologici? Bene, quando osserviamo la natura, vediamo che tutto ciò che possiamo osservare, tutte le quantità che possiamo osservare, ad esempio il numero di abitanti o in un organismo il ritmo del flusso sanguigno o gli scambi più elementari, qualunque cosa si voglia osservare o misurare in un organismo vivente o ecosistema non sarà costante, ma fluttuerà. E questa fluttuazione è un'espressione della sua flessibilità. Finché le cose fluttuano, noi siamo flessibili. Lo stress è rigidità. Per esempio, quando respiriamo normalmente, tutto nel nostro corpo fluttua. Ma se facciamo di corsa una lunga rampa di scale, allora andiamo in affanno e diventiamo rigidi, e se siamo in pericolo o se abbiamo paura di qualcosa, diventiamo rigidi.
Dunque la fluttuazione è sempre flessibilità e la rigidità o lo stress è minore flessibilità. Capisco, questo convegno è relativo al ponte che può esistere tra scienza e spiritualità. Ritiene che dobbiamo cercare questo ponte proprio nell'ecologia? Sì, questa è la mia visione. D'altronde, quando si guarda a che cos'è spiritualità, si trova che lo spirito, in latino spiritus, significa il respiro e si riferisce al respiro della vita. In altre parole, nei nostri momenti spirituali, ci sentiamo vivi. Questi sono i momenti in cui siamo più vivi. E questo stato di viva coscienza, che include l'unità di mente e corpo, di mente e spirito, noi abbiamo l'esperienza di appartenere a una realtà più grande, c'è una connessione, una comunione con un insieme più grande. E questo senso di essere connessi e inseriti in un insieme più grande è anche l'essenza dell'ecologia. L'ecologia si occupa di relazioni, di connessione al contesto. E questo per me è il ponte ideale tra scienza e spiritualità. D'altronde l'ecologia ha diversi rami, c'è l'ecologia come scienza, l'ecologia come tecnologia, l'ecologia come politica e l'ecologia come filosofia che confina con l'esperienza spirituale. Dunque per me questo è il ponte ideale. Quando lei parla di spiritualità, la considera sempre strettamente connessa all'idea di vivere in modo sostenibile. Le comunità di persone cosiddette spirituali possono vivere in modo più sostenibile dal punto di vista ecologico di altre comunità? Beh, se accetta il collegamento tra ecologia e spiritualità, lei accetta il fatto che persone spirituali o comunità spirituali sarebbero consapevoli che noi apparteniamo a comunità più grandi, che siamo connessi con ecosistemi, che sono comunità di piante, animali, microorganismi. E il segno di appartenere ad una comunità è che tu ti comporti in un certo modo. Se va da qualche parte, si unisce a una comunità, sia essa una squadra di calcio, una comunità accademica o una comunità professionale o qualunque altra, lei mostra l'appartenenza a questa comunità da un certo tipo di comportamento. Quindi se fossimo davvero consapevoli di appartenere alla comunità di Gaia, alla comunità degli abitanti della Terra, ci comporteremmo in un certo modo, nel modo in cui gli altri membri della comunità si comportano. Che significa riciclare i nostri rifiuti, non usare troppa energia, prendere l'energia dal sole, mantenere la diversità e la flessibilità. Tutte queste regole ecologiche possono essere regole di comportamento quando appartieni ad una comunità ecologica. Avrei una domanda sulla situazione economica attuale, sulla crisi del sistema economico che stiamo vivendo. Lei ha detto che il sistema economico globale è totalmente non etico e che non possiamo più credere gli uni negli altri. La mia domanda è come siamo arrivati a questo punto e cosa possiamo fare al riguardo? Quello che è accaduto è che con la rivoluzione della tecnologia informatica negli anni 90, una nuova economia è stata creata in molti anni, basata su reti di flussi finanziari e informazioni, reti globali regolate dai computer. I computer sono programmati in un certo modo, in accordo con le cosiddette regole del mercato libero, e sottostanti queste regole c'è un solo principio: fare soldi. E questo principio deve essere sopra tutti gli altri, come diritti umani, democrazia, protezione ambientale e così via. Quindi, quando c'è da fare una scelta di investimento e c'è da scegliere diritti umani o fare più soldi, il computer sicuramente sceglie fare più soldi.
Quindi l'etica non è solo trascurata, ma l'etica è stata sistematicamente esclusa dal sistema economico. E attraverso i secoli ci sono state persone molto etiche, persone meno etiche, persone etiche per nulla. Ci sono stati criminali, mentitori, imbroglioni, ma questa è la natura umana. Ma questo comportamento immorale è ora stato facilitato da un'economia computerizzata a livello globale. E puoi fare, in questo modo puoi fare transazioni molto velocemente, puoi anche nasconderle, puoi manipolare ogni cosa. Questi strumenti finanziari che le banche hanno creato sono così complessi che nessuno è in grado di comprenderli. E quindi il fatto che vai contro principi etici condivisi non si vede, non appare. Ma la gente che è dentro questo gioco economico sa queste cose. E dopo che ci sono stati vari scandali, quando una banca ha chiesto a un'altra banca, per esempio Deutsche Bank che chiede al Banco di Roma 500.000 di euro overnight, ci puoi prestare 500.000 di euro e noi te lo restituiamo domani mattina. Questi prestiti tra banche a tassi particolari erano pratiche standard fino a 5 anni fa. Ma adesso il Banco di Roma dice no, noi non vi prestiamo nulla perché non ci fidiamo di voi. Non sappiamo se i vostri conti sono corretti o se li avete falsificati. Quindi quando la fiducia esce dal sistema, il credito esce dal sistema. E questo è quello che ha causato la crisi finanziaria. Perché il credito è il sostegno vitale dell'economia ed è basato sulla fiducia, che è basata sull'etica. Quindi quello che dobbiamo fare è riprogettare il sistema economico per includere valori etici in esso. Un'altra domanda appunto sui valori etici. Lei, Capra, sottolinea sempre il concetto che abbiamo bisogno di interconnessione. Ma ad esempio il sistema di internet è un potentissimo strumento di interconnessione che può essere usato in modi sbagliati, come lei ha detto, o in modi nuovi, come nella recente campagna elettorale che ha portato alla vittoria Barack Obama. Può essere usato per organizzare crimini o per scopi di difesa ecologica. O semplicemente sociale. Io ho una figlia di 23 anni e ha amicizie su internet in tutto il mondo, attraverso internet, email, Facebook. La tecnologia è formidabile per creare nuovi rapporti sociali, per collaborare, per creare nuove amicizie, ma può essere usata anche nell'altro modo. Quindi la tecnologia in sé non ha valori etici. Esattamente. E dove trova esattamente questi principi? Dentro se stesso, in quella che lei chiama la rete della vita o dove? No, lei può essere molto concreto. Per esempio, lei sa che recentemente la speculazione finanziaria ha coinvolto strumenti chiamati hedge funds, fondi speculativi, che investono enormi quantità di denaro per un brevissimo lasso di tempo, giusto un'ora o pochi minuti. Possono investire, ad esempio, nella speculazione sui cambi di valuta e quando c'è una piccola variazione loro, per esempio, acquistano. Se tu investi poche centinaia di euro, non ne ricavi nulla da questi scarti, ma se investi 100 miliardi di euro, anche una piccola variazione ti fa guadagnare molti soldi. E loro spostano ogni giorno centinaia di miliardi di euro o di dollari. Ora, se tu dici questa speculazione è immorale, noi vogliamo fermarla, c'è un modo molto semplice per evitarla, per esempio, che è stato proposto da un economista, Tobin, da cui il nome Tobin Tax. Si impone una piccolissima tassa sulla speculazione e questo si fa su tutte le transazioni internazionali. Quindi se lei fa affari con l'Argentina, lei ha bisogno di un trasferimento internazionale di denaro. E questa tassa sarebbe veramente minima, non la colpirebbe molto. Ma se lei pompasse miliardi di dollari, questa stessa tassa sarebbe largamente sufficiente per evitare che lei faccia questo.
Quindi ci sono molti modi per cambiare il sistema in modo da inserire valori etici. Dobbiamo solo decidere di farlo. L'ultima domanda è sul suo ultimo libro. Lei ha scritto questo libro su Leonardo da Vinci e parlando mi ha detto che è stato come tornare indietro al suo primo libro, il famosissimo Tao della fisica, tornare a temi come cos'è conoscenza, cos'è verità, cos'è uomo. Può anche dirci il titolo di questo nuovo libro in italiano? In italiano è La scienza universale e in inglese è The Science of Leonardo. E io propongo una nuova interpretazione della scienza di Leonardo, che è una scienza di forme organiche, di qualità, di trasformazioni, che Leonardo ha sviluppato insieme a un metodo scientifico empirico 100 anni prima di Galileo. E in che senso l'argomento è lo stesso del suo primo libro? Perché ho comparato la scienza moderna, ho valutato la scienza di Leonardo dal punto di vista della scienza del XXI secolo. Quindi di nuovo ho comparato due culture, non l'Oriente e l'Occidente, ma il XXI secolo e il Rinascimento. E ho tentato di rispondere a domande come cos'è scienza, cos'è conoscenza, in che consiste l'interazione tra mente e materia, come ho fatto nel Tao della fisica. Bene, grazie molte, è stato un grandissimo piacere. Piacere mio, grazie mille.